Secondo me l'uomo e la donna sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo incontro-scontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa solo che senza due corpi e due pensieri differenti non c'è futuro. Una donna fasciata in un abito elegante, una donna che custodisce il bello, una donna felice di essere serpente, una donna infelice di essere questo o quello, una donna che a dispetto degli uomini diffida di quelle cose bianche che sono le stelle e le lune, una donna a cui non piace la fedeltà del cane, una donna nuova appena nata, di che dignitosa come una regina, una donna sicura e temuta, una donna volgare come una padrona, una donna così sospirata, una donna che nasconde tutto nel suo incomprensibile interno e che invece è uno spirito chiaro come il giorno. Una donna, una donna, una donna. Una donna talmente normale che rischia di sembrare originale, uno strano animale debole e forte, in armonia con tutto, anche con la morte. Una donna così generosa, una donna che sa accendere il fuoco, che sa fare l'amore e che vuole un uomo concreto come un sognatore. Una donna, una donna, una donna. Una donna che resiste tenace, una donna diversa e sempre uguale, una donna eterna che crede nella specie, una donna che si ostina ad essere immortale. Una donna che non conosce quella stupida emozione più o meno vanitosa. Una donna che nei salotti non fa la spiritosa. E se questo bisogno maledetto lasciasse in pace i suoi desideri, e se non le facessero più effetto i finti amori dei corteggiatori, allora ci sarebbero gli uomini e un mondo di donne talmente belle da non aver bisogno di affezionarsi alla menzogna del nostro sogno. Una donna, una donna.